quando i raggi di sole iniziano a scaldare gli ambienti e nei prati si tornano ad ammirare le piante fiorite, significa che è arrivata la primavera e il modo migliore per dare il benvenuto alla bella stagione è quello di allestire balconi e giardini con tante piante verdeggianti e colorate, scegliendo proprio quelle che fioriscono in questo periodo, dando il meglio di sé. Vorrei dire che è una primavera che tutti aspettavano con molto fermento, perché la voglia di comunque stare all'aperto e riprendersi gli spazi del giardino, del terrazzo, ed è sempre più sentita questa esigenza di curare il verde e di vivere gli spazi esterni. E questo è, diciamo che è una bella cosa per quello che riguarda la sensibilità del verde, no? La crescita di questa sensibilità soprattutto nei giovani. Quindi una primavera colorata, noi ci auguriamo che le persone trovino piacere, no? in questa attività. Quindi piantare, adesso è il momento di piantare tutto quello che è aromatiche, preparare l'orto, e quindi le aromatiche che si usano sempre di più in cucina possono essere piantate anche in spazi piccoli, quindi anche in città, e tutto quello che è food nelle piante, diciamo tutto quello che è cibo, è sempre più, ha sempre più attenzione di un pubblico vasto. Quello che consigliamo, ha proseguito Luana Regini, è di coltivare piante da frutto e da fiore, oltre alla cura dell'orto. Arrivi particolari ci sono continuamente, ci sono stati, c'è una grande ricerca nelle piante, come dicevo, sia quelle commestibili che le piante ornamentali, e soprattutto anche piante che producono il miele, quindi che danno possibilità alle api di produrre, come dicevo, cibo fondamentale. Adesso ho un cespuglio di rosmarino in piena fioritura con api che girano e si nutrono, ed è un piacere vederle. E sempre di più piante anche della fascia mediterranea che vengono da tutto il mondo, che però hanno una particolarità, cioè non esigono tanta acqua, quindi un terreno che può essere anche abbastanza asciutto, perché purtroppo andiamo verso un clima sempre più caldo. Siamo attenti nel consigliare, ha aggiunto l'esperta, sia le piante che si mantengono nel tempo, sia quelle che aiutano il nostro clima, come le latifoglie. Negli ultimi anni c'è un'escursione termica, come abbiamo visto negli ultimi giorni, molto importante, anche di 20-25 gradi in un giorno, e quindi questo sicuramente richiederà una flora diversa, non più la nostra autoctona. C'è un gusto che sta cambiando e noi siamo contenti.